Ciao compagni di scuola! Stavolta ho cambiato mano. Vabbè, l'altro video era quel. Vabbè, lo sapete. Di recente vi ho raccontato come reagiscono gli universitari quando bisogna pagare la rata delle tasse, oppure quando ci sono da comprare i libri. Spesso sono molto creativi. Ma quando arriva finalmente il momento della tanto sofferta laurea, si pensa al futuro come se la cavano? Tipi di universitario, quando finalmente ti laurei. Il cocco di nonna! E insomma, quando te laurei? Non me freghi più, mi laureo tra un mesetto, nonna, non sei felice? Bene, bene. E la fidanzatina? E che lavoro farai? Mica continui con ste boiate dei video, vero? E la casa? Fatality. Il cocco di mamma. Con papà abbiamo deciso di farti un regalino per la laurea. Tieni. Wow, grazie. Siamo così orgogliosi di te. Allora, cosa ci farai? Voglio salvare il mondo. No. No, il mondo è troppo lontano, resta qui vicino a mamma. Mamma, non ti darei mai un dispiacere. Li investirò qui da casa solo su aziende che stanno attente all'ambiente. Cioè, lo sai che c'è un'azienda che produce tessuti grazie agli scarti delle bucce di arancia? Per non parlare di quelle che hanno completamente abolito la plastica monouso. Quanto sei bravo! Ti meriti un extra! La finta ricca! Sì! Stasera offro da bere a tutte! Sì! Allora, ragazze, liscia o gazzata? Il broker! Ehi, grandissimo, come va? Io alla grande, mi sono appena laureato in economia, 110 e lode, barbone. Senti, sei molto fortunato. sei fortunato perché da oggi lavoro nel trading e volevo proporti un grande investimento che ho tra le mani che moltiplicherà tutti i tuoi risparmi. Pensa che tu versi i tuoi soldi ogni mese per tutta la tua vita lavorativa e quando vai in pensione, ti ritornano indietro con gli interessi. Uè, Wolf of Wall Street! Guarda che quello di cui mi parli non è trading. È quella che mi proponi, si chiama pensione integrativa e ce l'ho da un pezzo. Luca carissimo, oggi devo parlarti del futuro. Come stai? Il previdente. Complimentoni per la laurea, figliolo. Come regalo, eccoti un piccolo gruzzoletto per iniziare la tua vita. Dimmi un po', cosa pensi di farci? Wow, grazie papà! Ho un piano preciso. Inizio a lavorare e mi metto subito a risparmiare e investire. Così tra qualche anno, tra quello che mi hai dato tu e quello che ho messo da parte, ho quanto basta per l'anticipo di un mutuo e mi prendo una casetta tutta mia. Bravo, figliolo, sono fiero di te. Con un ottimo padre come te che mi insegna. Ma su, dai. L'imprevidente. Complimentoni per la laurea, figliolo. Come regalo, eccoti un piccolo gruzzoletto per iniziare la tua vita. Dimmi un po', cosa pensi di farci? Si sboccia! Il laureato male. Wow, quindi tua nonna ti ha regalato tutti questi soldi per la laurea. E cosa ci farai? Boh, li metto al sicuro in camera mia, poi fra qualche anno se compro casa si vedrà. Ma sei scemo? Ma te l'inflazione sai che è? Dove l'hai presa sta laurea in economia? Ma che stai a dire? Un euro vale sempre un euro. Che mi tocca sentire. Ragazzi, è sempre meglio valutare di investire. L'inflazione fa sì che col passare del tempo, con la stessa somma di denaro, comprate sempre meno. E non è una bella cosa. Se uno non è un minimo previdente, poi si ritrova nei casini, soprattutto nei momenti difficili. Non trovate? Se ancora avete qualche dubbio, affari vostri. Ciao. No, vabbè, scherzo. Leggete l'articolo linkato in descrizione.